Radio Radicale, siamo con l'ex presidente della Camera, Laura Boldrini, del Partito Democratico, per parlare dell'assassinio dell'ambasciatore italiano in Congo, Luca Attanasio, di un carabiniere e del loro autista, che sono stati assassinati ieri. Noi sappiamo che anche la moglie di Attanasio era impegnata nelle ONG e credo che lei lo abbia conosciuto e anche conosciuto bene, perché sappiamo qual è stato il suo impegno in sede ONU per i rifugiati. Allora, che ricordo ha lei di Attanasio e soprattutto che valutazioni possiamo fare su questa situazione del Congo, che nel 61 è stato il primo paese a essere decolonizzato con Lumumba, democraticamente eletto, e poi ha attraversato una stagione di genocidi e di guerre civili. Sì, intanto voglio dire che io ho conosciuto l'allora vice ambasciatore della Nigeria, Attanasio, nel 2017, quando feci la mia visita istituzionale, e lui si adoperò tantissimo per riuscire a non solo farci incontrare chiaramente tutte le figure istituzionali, in quel caso c'era l'ambasciatore preposto, ma lui si adoperò in particolare perché noi facessimo anche delle visite nelle periferie di una megalopoli come Lagos, che è una delle città più vaste d'Africa, e andammo a visitare una periferia problematica. Poi visitammo anche dei rifugiati che erano fuggiti appunto a causa del jihadismo violento, del terrorismo, e mi ricordo che lui, insomma, era una persona che teneva molto a questo aspetto, ai contatti con i locali, ai rapporti con le persone più semplici anche. Lui peraltro aveva anche un'associazione con la moglie, quindi si occupava degli indigenti. Una persona amatissima dai cooperanti, perché appunto si interessava molto alla cooperazione, ai problemi della cooperazione, e seguiva i progetti anche lì in Nigeria. Quindi il fatto che lui sia andato con un convoglio del World Food Program a visitare questi progetti non mi meraviglia, perché era cosa che faceva, lo faceva con convinzione, ed è giusto che venga fatto, perché se la cooperazione italiana stanzia delle risorse per dei progetti, è giusto che poi l'ambasciatore possa prendere atto di come vengono utilizzati quei soldi. Quindi un dolore profondo, perché una bellissima figura che ha portato alto il nome dell'Italia ovunque sia andato. È stato sempre rispettato da tutti e è una persona che lavorava con intelligenza, con conoscenza della geopolitica, ma anche molto con calore umano, ecco, con partecipazione, quindi veramente un grande dolore. Senta, Attanasio non aveva un'auto blindata, e c'è stata anche qualche polemica su questo. Allora, ritiene che comunque gli ambasciatori, che i diplomatici che operano in sedi particolarmente difficili come quella del Congo, del Golfo di Guinea, insomma dell'Africa, della fascia centrale dell'Africa, abbiano, diciamo, maggiori protezioni e maggiori sicurezza vista la condizione in cui si trovano? La regione del Nord Kivu è una regione altissima in sicurezza, si conta 160 bande armate, quindi è una zona difficile dove non c'è molto controllo da parte delle autorità centrali. È vero che quella strada, detta dai cooperanti, era una strada non particolarmente pericolosa, una strada frequentata dove c'erano macchine, camion, quindi non una strada isolata, e dove non era richiesta la scorta armata. Quindi io non posso immaginare che appunto se ci fosse, voglio dire, stato un pericolo, non avrebbero operato diversamente. Il fatto che non ci fosse la scorta armata ma solo quella personale, e lì c'era il carabiniere che anche lui purtroppo è stato ucciso, era perché non era richiesta la presenza della scorta armata, mentre in altre località del Nord Kivu il personale internazionale, e dunque anche un ambasciatore, non potrebbe muoversi senza la presenza della scorta armata. Ora, in queste circostanze a volte succede l'imprevisto, l'imprevedibile, e a volte sono veramente delle semplici imboscate fatte per portare via telefonini, soldi, orologi, sistemi radio delle macchine.
altre volte ci sono altre motivazioni. Io penso che noi dovremmo essere molto cauti in questa fase, non tirare conclusioni affrettate. Abbiamo chiesto al Ministro degli Esteri di venire in aula quanto prima a riferire. Vedremo anche quali sono, diciamo, le dinamiche che si sono svolte, perché le informazioni che abbiamo oggi dicono che comunque appunto c'è stato uno scontro armato, perché sono intervenuti le autorità lì, la polizia locale e i Rangers, e questo ha causato poi forse questo ha causato anche come dire una piega non voluta forse, ma sono tutte speculazioni che oggi lasciano il tempo che trovano. Quindi senta, lei si è chiesta, abbiamo visto in queste settimane il caso dell'attrice Ashley Todd, della recrudescenza di Ebola e tutti i fatti che sappiamo della situazione, si è chiesta come mai il primo paese che ha cercato di abbracciare la democrazia nell'Africa nera con la colonizzazione, oggi si trova in questa condizione pietosa. C'è stata una colpa anche dell'Europa che diciamo ha lasciato lo spazio, non so, alla Cina o altri paesi come la Turchia e la Russia, che si stanno divorando in qualche modo l'Africa? Allora, tutta la zona della Repubblica Democratica del Congo e la zona del Nord Kivu è una zona dove non è mai stata fatta una vera e propria smobilitazione di queste bande armate, di queste milizie armate. Quindi diciamo che in quella zona c'è una certa anarchia che va avanti da anni. Non dobbiamo dimenticare che nel 94 nella vicina Ruanda ci fu un genocidio che uccise 900.000 persone in 3 mesi, e lì appunto venne fatta una carneficina in cui vennero ammazzate, sterminate famiglie senza pietà da gente vicine di casa, d'accordo? È uno scontro tra Hutu e Hutu. Hutu e Tutsi, ma il problema è anche che tutto questo venne organizzato, strutturato tempo prima. Quelle centinaia di migliaia di maceti che vennero usati per ammazzare persone innocenti erano state già portate da tempo nel paese. Quindi c'è una situazione di convivenza tra gruppi etnici molto complicata. E in questo si inseriscono poi tutti gli estremismi. All'epoca, io mi ricordo, c'erano gli estremismi potere Hutu, no? Queste milizie feroci che ammazzavano senza pietà. Non è che queste persone poi sono state tutte portate di fronte a un tribunale e stanno in detenzione. C'è una situazione in quella zona di totale impunità. E quindi è molto complicato riuscire anche a ricostruire le dinamiche di un attentato come questo dell'ambasciatore Attanasio, del carabiniere e dell'autista. Speriamo che le autorità, e noi faremo di tutto come paese, veramente facciano un'investigazione seria, che ci sia un'inchiesta approfondita su quello che è accaduto, perché la famiglia ha diritto di avere la verità di quanto accaduto, e io penso che noi come paese dovremmo fare pressione anche noi direttamente, ma anche a livello europeo, sulle autorità della Repubblica Democratica del Congo. La ringrazio, grazie all'ex Presidente della Camera Laura Boldrini.